Buonasera a tutti, benvenuti al consueto appuntamento con il TMV News. Come spesso è accaduto nel corso di questa settimana, ci concentriamo sulla Coppa Italia, sulla prossima finale di questa competizione e anche sul campionato. In collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera Lorenzo. La finale di Coppa Italia il 24 maggio all'Olimpico sarà tra Inter e Fiorentina. Come te l'aspetti questa sfida? Prima cosa sono contento per i Viola, perché il pubblico se lo merita. Dopo, diciamo, tanti anni di sofferenza, alla fine è una finale meritata. Merita la squadra, merita l'allenatore, merita il pubblico, il presidente, tutti. Insomma, bella, bella finale. Inter-Fiorentina è una finale interessante, almeno una squadra nuova che approda alla finale, se no sempre le solite squadre, invece... Così almeno c'è più interesse, c'è più voglia. Non è facile per l'Inter. Fiorentina è un'ottima squadra, quindi sarà una partita sicuramente leggermente avvantaggiato l'Inter, però la Fiorentina. Sì, la Fiorentina tra l'altro quest'anno a San Siro in campionato è riuscita a battere la squadra di Inzaghi. È vero che è stata una partita molto equilibrata, ci sono state tante occasioni da una parte e dall'altra. Sì, è vero, infatti i dati parlano chiaro. Comunque è una partita, sai, la finale dipende moltissimo dagli episodi, quindi se sono a favore o se sono a sfavore. Quindi sarà, ripeto, un pochino avvantaggiato l'Inter, però la Viola, se già ha avuto un risultato positivo a San Siro, sa sicuramente come praticamente riuscire a bloccare l'Inter. E poi dipenderà molto anche dal momento in cui si giocherà questa partita, cioè come arriveranno le due squadre a questo appuntamento, la condizione fisica e mentale della Fiorentina e dell'Inter. Sì, effettivamente la Fiorentina ha fatto un percorso in Conference League veramente incredibile, cioè eccezionale, cioè, calcolando che ha dato 4 gol a tutti fuori casa, cioè, veramente ha fatto un exploit incredibile. Quindi in questo momento un pochino magari sta faticando, ma anche a livello, soprattutto a livello mentale, perché sai, il giocatore mantenere la concentrazione sempre. Infatti si è visto a Monza, perché alla fine vinceva 2-0, poi è stata rimontata, ma proprio per questo motivo qui, perché quando sei dentro in queste competizioni, che ogni partita devi dare a livello mentale, devi dare il massimo, ci sta che ci possa essere un calo. Però la finale, voglio dire, anche da parte dell'Inter, le energie si recuperano, perché in una partita sola ti giochi un trofeo, quindi... penso che entrambe le squadre si ricaricheranno e non, la fatica non si sentirà, secondo E l'Inter come sta in questo momento? È migliorata secondo te sotto tanti me. Sì. aspetti rispetto a 15-20 giorni fa? L'Inter è migliorata molto, è migliorata soprattutto, sai, quando passi un turno di Champions ti dà grossi stimoli, la squadra sta bene, quando la squadra, diciamo, gioca la squadra titolare è veramente... È difficile per tutti, quando chiaramente ci sono dei problemi fisici, problemi di squalifiche, quando manca qualcuno, qualche problemino lo ha, però quando gioca la stessa squadra che ha giocato col Benfica, con i relativi cambi, la squadra veramente è molto solida. E a tuo parere in questo momento si può ancora pensare ad una conferma di Inzaghi sulla panchina nerazzurra per il prossimo anno? Ma secondo me sì. L'unico problema che ha Inzaghi è capire come mai nelle partite secche o nelle partite doppie è eccezionale, veramente è quasi imbattibile. E poi nelle competizioni lunghe, forse non so, forse quest'anno c'è stato anche il Mondiale, ci può stare che la squadra abbia avuto dei problemi nei singoli giocatori, ci sono stati dei giocatori che poi non si sapeva se avessero rinnovato o no. Di conseguenza lo spogliatoio magari non è mai stato sereno, però visti i risultati che sta ottenendo, secondo me io riconfermerei a questo punto. Ecco, visto che parlavi però del campionato, l'ingresso in Champions, il ritorno in questa competizione attraverso il campionato da parte dell'Inter, come lo vedi? Beh, la prossima partita con la Lazio è difficile, effettivamente è un bel test. La squadra ha ritrovato fiducia, ha ritrovato morale,
E chiaramente bisogna fare risultato positivo a Roma con la Lazio, perché sennò alla fine c'è una corsa alla Champions di diverse squadre, quindi bisogna sempre fare risultati positivi e cercare di avere tutto l'organico al completo, perché fine alla fine ci saranno molte partite dispendiose, di conseguenza avere un organico al completo in buona salute alla fine può essere determinante anche per raggiungere la Champions. Senti, questa settimana si è giocata anche Inter-Juventus, la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la vittoria dei nerazzurri. Alla fine di questo match non sono mancate le polemiche, anche forti, eccessive probabilmente, da parte di Allegri nei confronti dei dirigenti nerazzurri. Che cosa ne pensi? Ma queste sono cose che sono successe nel campo, io non so poi cosa si sono detti, ma dico soltanto che comunque la Juve non ha fatto cioè non mi è sembrato quella Juve determinata che ho visto all'andata. Effettivamente, sai, le polemiche ci sono perché le due squadre sono rivali da una vita, però la Juve sul campo a San Siro ha dimostrato che non ha dato completamente il 100% di quello che poteva dare, perché una sola conclusione di Kostić in 90 minuti mi è sembrato un po' pochino. Poi le polemiche poi sono nate sicuramente magari dalla partita dell'andata, questo non lo so, però un esame di coscienza anche dalla parte della Juve ci dovrebbe essere, visto la prestazione secondo me insufficiente che ha fatto a San Siro. Ecco, ci sono state anche delle dichiarazioni, delle frasi che sono state riportate da alcuni media e che sono state attribuite ad Allegri, secondo le quali avrebbe detto Allegri di fronte ai propri giocatori nello spogliatoio non si può perdere contro una squadra di morti, riferendosi all'Inter. Ma morti non penso, no, non è una squadra di morti perché a livello fisico se stanno bene è una gran squadra, morti non penso Sì, perché è anche una perché squadra poi, che per quello che abbiamo visto della Juventus contro l'Inter, allora cosa dovremmo dire? è che sono praticamente sottoterra, praticamente sono stagionati, no, non puoi dire una cosa così, cioè, sono giocatori forti da entrambe le parti, una squadra ha reso il 100% e l'altra squadra ha reso il 20-30% di quello che può rendere. Cioè, l'Inter è una gran squadra. Cioè, voglio dire, non so se sono non penso che siano morti, anzi, voglio dire, in questo periodo, proprio negli ultimi 10 giorni, sono risuscitati, anzi, sono una grande squadra. Quindi non so che tipo di frase, che significato possa avere questa frase. Sinceramente, non la condivido. Sì, tra l'altro c'è anche un'altra frase di Allegri che è stata attribuita al tecnico della Juventus che rivolgendosi ad un giocatore, anzi la confessione è stata di un giocatore a proposito della squadra di Allegri e questo giocatore avrebbe detto che fisicamente la squadra è a pezzi. Questo a conferma anche di quello che stavamo sostenendo poco fa. Ma tutte, sinceramente, la Juve dell'andata in Coppa Italia non mi è sembrata a pezzi, quella del ritorno non mi è sembrata determinata, non direi fisicamente giù, proprio determinata nella determinazione di fare risultato. Fisicamente le squadre sono tutte un po', diciamo, in riserva, perché ripeto, hanno giocato tantissime partite, c'è stata una sosta per il mondiale che hanno ciuto a tantissime squadre, perché avendo portato tantissimi giocatori al mondiale non li hai avute per un mese, praticamente hanno giocato e di conseguenza poi hai dovuto rifare una preparazione. E cioè, quest'anno è stato un anno un po' particolare. Io penso che in generale le squadre che hanno dato più giocatori al mondiale in questo momento chiaramente stanno un po' soffrendo. Non penso che ci sia un problema fisico per quanto riguarda la Juve o per quanto riguarda il Milan, l'Inter, cioè queste sono tutte squadre che nei singoli giocatori sono un po' di riserva di energia. Ecco. Senti, per quanto riguarda invece il Napoli, ti aspetti che già in questo fine settimana ci possa essere lo scudetto ufficialmente per i partenopei? Napoli che giocherà contro la Salernitana domenica. Sì, può essere, però effettivamente. Sinceramente bisogna fare un grande complimento all'allenatore, è stato veramente grandioso, forse quest'anno ha raccolto diciamo quello che magari doveva raccogliere in altri anni con altre squadre. L'allenatore ha fatto veramente un lavoro incredibile, perché la squadra
è un'ottima squadra con dei buoni giocatori, dove ogni singolo giocatore ha praticamente ha giocato al di sopra delle proprie possibilità, nel senso hanno avuto tutti un rendimento non sufficiente di più, ma nei singoli giocatori, anche nel modo di giocare. Quindi, cioè, voglio dire, chi avrebbe scommesso all'inizio che Napoli avesse vinto il campionato? Nessuno. Di conseguenza, il merito è tutto suo. Poi se, i giocatori che sono stati, diciamo, direi lanciati da lui, non direi rivalutati, però sono stati tutti delle sorprese grazie al suo lavoro, grazie alla sua insistenza nel modo di giocare. Quindi il merito è, sì, il merito è dei giocatori, ma l'allenatore è stato veramente un mago, direi un mago, come si diceva una volta di Herrera, un mago. Senti, un'ultima considerazione su Torino-Atalanta, la partita programma domani, molto interessante perché l'Atalanta gioca per la Champions, il Torino comunque ha ancora delle speranze per poter entrare in Europa anche alla luce delle possibili decisioni dell'UEFA sulla Juventus, potrebbe essere esclusa la squadra bianconera dalle coppe europee del prossimo anno. Beh, qui gioca, qui abbiamo di fronte il maestro e l'allievo, quindi bisogna capire se l'allievo, che Juric, riesce praticamente, almeno a riuscire praticamente a battere il maestro. Ecco. Cioè, son due squadre che, cioè, la filosofia di Allegri è praticamente la stessa filosofia di Juric, quindi certamente se il Toro riuscisse a fare un colpaccio come ha fatto a Roma con la Lazio, le cose si metterebbero ancora meglio. Chiaramente l'Atalanta in casa fa un po' fatica, tranne l'ultima partita, e quindi sarà una partita a specchio, perché effettivamente la filosofia di Gasperini è la stessa filosofia di Juric. Quindi vediamo se stavolta praticamente l'allievo batte il maestro. Vedremo, Antonio, grazie mille, buona giornata. Torniamo Grazie Lorenzo, buona serata a tutti. adesso a parlare dell'Inter e lo facciamo attraverso questa intervista a Alessandro Antonello, CEO del club nerazzurro, che si sofferma su varie questioni legate all'Inter. Ci racconta le emozioni di questo derby di Champions, cosa vuol dire per l'Inter, per Milano, insomma per il calcio italiano questo derby. Rappresenta tanto, dopo 20 anni, ritornare ad essere a giocarci in una semifinale di Champions per Milano, per le due squadre della città, per il calcio italiano che è riuscito, ripeto, a riportare 5 squadre nelle fasi finali delle coppe europee, significa che il movimento c'è, è sano. Ora sono due sfide veramente esaltanti, sarà una grande festa e tripudio per Milano e vedremo chi delle due riuscirà a fare il passo verso Istanbul. L'altra cosa che le volevo chiedere è il fatto di arrivare in fondo a queste competizioni, soprattutto la Champions, no? Che porta anche degli introiti con la qualificazione, quarti, semifinale, finale. Quanto può aiutare una squadra in particolare, quindi anche l'Inter, magari ad affrontare nel miglior modo possibile anche la prossima stagione, no? Visto che in ballo c'è anche la qualificazione alla Champions, quindi quanto può aiutarvi ad andare fino in fondo e quanto potrebbe ovviare a una mancata qualificazione Champions in campionato? Chiaramente risultati di questo tipo, anche non pianificati all'inizio della stagione, raggiungerli aiuta molto da un punto di vista di sostenibilità e stabilità finanziaria. È chiaro che comunque l'importante per noi è raggiungere il quarto posto. Dall'altro lato dobbiamo riconoscere che negli ultimi 2 anni e mezzo, 3, noi abbiamo partecipato e parteciperemo a 5 finali, quindi significa che anche il progetto in sé e la strategia che è stata definita a suo tempo ha dato i suoi frutti. È chiaro che adesso diciamo che la parte finale della stagione diventa assolutamente molto molto interessante, con una finale di Coppa Italia, una semifinale tutta da giocare, che aiuterà sicuramente un aspetto finanziario del club, ma sicuramente aiuterà quello che è l'entusiasmo dei tifosi che non aspettano nient'altro di vedere queste partite e poter esaltarsi per i risultati dei ragazzi che stanno facendo un'ottima stagione. Ma facendo una sintesi un po' brutale, mi riferisco alla domanda del collega, non parlo di ridimensionamento, però bisognerebbe rivedere un po' il progetto tecnico dell'Inter qualora non dovesse qualificarsi al quarto posto, nonostante, poi non si sa, nonostante la semifinale o l'eventuale finale, ecco. Io penso che questa domanda sia prematura perché oggi abbiamo ancora tante partite da giocare da qui alla fine della stagione, quindi abbiamo appuntamenti importantissimi da affrontare.
sappiamo benissimo quali sono i prossimi passi, ma in questo momento dobbiamo rimanere concentrati alle prossime partite, questa è la cosa più importante. Direttore, ci sono anche novità sul fronte stadio, avete avuto modo di parlare con il Milan in questi giorni, magari proprio in questo appuntamento a margine? Sul fronte stadio non ci sono novità, il procedimento è ancora aperto, dovremo dare una risposta al Comune che ci ha inviato una lettera, quindi concorderemo la risposta assieme al Milan, quindi andiamo avanti su questa strada perché noi come Inter reputiamo che sia ancora il progetto principale e su cui abbiamo lavorato in coerenza negli ultimi 4 anni. I tempi per questa risposta sono i 90 giorni indicati dal Sindaco? Assolutamente sì. Ma insieme al Milan, quindi il Milan non... cioè, perché pareva dovesse sfilarsi, posso... quindi... Se il Milan si sfilerà, questo dovrà dirlo il Milan, non aspetta noi, quindi... non faremo nient'altro che rispettare quello che il Comune ci ha chiesto di fare, quindi risponderemo nei tempi dovuti. Grazie a tutti. Tornando alla finale di Coppa Italia, che si giocherà il 24 maggio a Roma tra Inter e Fiorentina, abbiamo sentito anche il parere di Fabio Galante, grande ex nerazzurro, è intervenuto a Radio Firenze Viola durante la trasmissione Viola Amore Mio. Sentiamo che cosa ci ha detto. Sei un po' preoccupato in vista di Inter-Fiorentina, finale di Coppa Italia, avendo visto questa Fiorentina che comunque è riuscita a risalire, a mostrare anche una serie di risultati utili consecutivi, una Fiorentina più convinta? Che dici? Guarda, allora, non ero preoccupato quando giocavo, mi può far preoccupare adesso che sono tifoso che è amante del calcio, insomma. Comunque, guarda, come dico a tanti, al di là di che si tratti di Inter-Fiorentina, quando si tratta di una finale campo neutro, c'è da preoccuparsi sia per la Fiorentina sia che per l'Inter, perché veramente tutto può succedere. E poi, insomma, come ho detto più volte, la Fiorentina ha in squadra giocatori forti, giocatori che poi in una partita possono anche deciderla, quindi se l'Inter forse parte avvantaggiata per il blasone, per i grandi campioni che ha, sicuramente non sarà una partita facile per me, per entrambe le squadre. Ecco, ma secondo te, rispetto a una quindicina di giorni fa, l'Inter adesso è migliorata sotto certi aspetti, sotto il profilo magari anche della convinzione, ha visto in questi ultimissimi tempi la crescita di qualche giocatore importante? Guarda, nel calcio purtroppo si passa veramente dalle stelle alle stalle e viceversa. Parliamo di una finale che andrà in scena il 24 di maggio allo Stadio Olimpico, e da qui al 24 di maggio c'è ancora una partita Inter-Lazio importante per la Champions. C'è due derby di semifinale di Champions. Quindi... come ci arriva l'Inter? Dipende dalle partite, come andranno in questi giorni prima della finale. Chiaro, se ci arriva che siamo in finale di Champions, arriva un Inter carica a 1000, quello sì, sicuramente. O magari anche distratta dalla finale di Champions. Forse anche un po' distratta, no? Ma ragazzi, io dico sempre che quando vinci distrazioni non ci sono, nel senso che secondo me la sconfitta che rende e gli ambienti più tristi, più nervosi. Quando si vince, secondo me, puoi giocare ogni giorno che c'hai energia, non c'hai distrazioni perché c'hai un entusiasmo alto che ti permette di passare qualunque problema. Io ti parlo per come ero io, poi non sono nella testa di Lautaro, di Lukaku, di Dzeko, di Barella o dei giocatori della Fiorentina. Senti, questa Fiorentina ultimamente che sensazione ti ha dato, Fabio? Ma guarda, io spero che comunque vi ricordate le parole che ogni tanto Lorenzo ti dicevo anche fuori intervista. Secondo me la Fiorentina, al di là di qualche risultato che non è venuto, io ho sempre visto giocare bene. Gli mancava il gol che io ho sempre detto, guarda, ma Cabral vedrai che appena si sblocca farà tanti gol perché gli attaccanti sono così. Io la Fiorentina la ritengo una squadra organizzata, che gioca bene, fastidiosa per le altre squadre che la deve incontrare, ha giocatori tecnici di qualità, secondo me è una squadra completa. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani. Buona serata a tutti.